Hawk Field, boarding for four. A three-seat part of four, possible for five. A four outstanding, a little temple, clearly shared in the people of Switzerland. The people part of four, a then from Shinto, a three-seat regional, a Paso Colazo, a Michael Reed, the Cambridge University, a Lito, the school of sports, a Devonti H. Reed. Mi faccia sentire, oggi ho i microfoni. Sì, va bene. Buongiorno a tutti. Polemiche intorno alla qualità di un'edizione non sono una novità della filologia recente. Più di 30 anni fa, quando stavo studiando la trasmissione delle Selve di Stazio, ho incontrato nel colofone della seconda edizione a stampa, uscita a Parma nel 1473, l'affermazione che l'editore Franciscus Puteolanus avrebbe migliorato in 3.000 passi delle Selve e di Catullo, il testo della Princeps, uscita a Venezia l'anno prima. Anche la Princeps della storia naturale di Plinio è uscita a Venezia, ma già nel 1469. Quando però Giovanni Andrea Bussi, nella prima metà del 1470, consegnò alla tipografia romana di Swinhelm e Pannartz una sua edizione di quest'opera mastodontica, non si era servito della Princeps come base. Invece possedeva un codice scritto nel 1460 che corresse ora con l'aiuto di altri codici, ora per congettura. Poi ne fece fare una copia e questa, ancora una volta corretta, la consegnò in tipografia. Abbiamo tuttora il primo codice e il secondo volume dell'altro. Pochi mesi dopo, Niccolò Perotti mandò a Francesco Guarnieri una lettera della quale Jean-Louis Charlet nel 2003 ci ha dato un'ottima edizione commentata, commento molto ricco e aggiornatissimo. Avevo pensato, dice Perotti, che il nuovo metodo tedesco di produrre rapidamente centinaia di copie di un testo fosse un progresso enorme che avrebbe ridotto, tra l'altro, i pregi dei libri. Ma poi mi sono accorto che se ne sta avvalendo gente che non capisce quello che legge, ma pro libidine animi sui, diffonde testi cattivi o storpiati, editori cioè che frequentius corrumpunt quam emendent. Perciò prega il Guarnieri, in quanto segretario di Marco Parvo, nipote di Paolo II, di proporre la creazione di una piccola commissione che autoritate pontificis maximi sovveglierebbe singulas quasque tabellas di ogni edizione prima che venissero stampate. Commissioni del genere ci sono infatti oggi per alcune collane, ad esempio quella delle Belle Lettere. Ma siccome nel 400 non c'erano ancora idee chiare e da tutti condivise su come fare un'edizione, non si può dire che la proposta di Perotti fosse saldamente fondata, anche se nel corso della lettera enuncia alcuni principi da seguire nella correzione dei testi. Come esempio però dell'avventatezza che ha segnalato, sceglie il proemio Pliniano alla storia naturale nella forma appena impostagli dal Bussi. Molto interessante la sua discussione di 22 passi.
Ma faccio un salto alla quarta edizione, tralasciando la terza, una bella veneta di Jensen, che è poco più che una ristampa di quella di Bussi. Nel 1473, invece, ancora una volta a Roma, presso Swinburne e Palmas, uscì un'edizione anonima, ma attribuibile a Perotti, che a sua volta, sotto lo pseudonimo di Proteus Grammaticus, fu fortemente criticato dal giovane Domizio Calderini nel Testa veramente calda. Calderini dice di aver visto un esemplare dell'edizione di Bussi corretto in 275 passi da Perotti, e queste correzioni, scarsissime nei libri geografici e pochissime per un'opera così lunga, sarebbero pessime. È vero che l'edizione di Perotti non solo ha come base quella di Bussi, ma inoltre se ne stacca in pochissimi passi. Se siano 275 questi passi, non sono in grado di dire. Peccato che non è riemerso l'esemplare che Calderini avrebbe visto presso Swinburne e Palmas. Vi do però due esempi della recensione di Perotti, uno noto sia dalla lettera a Guarnieri che dalla Romana del 73, l'altro soltanto dalla Romana del 73. Dunque, handout 1. Plinio sta scrivendo a Tito, figlio di Vespasiano, e dice, fra l'altro, questo: io non ho difficoltà ad ammettere che alle cose da me scritte si potrebbero fare molte aggiunte, e non solo a queste che ti dedico ora, ma a tutte quelle che ho finora pubblicato. Sento dire che stoici, dialettici e epicurei, quanto ai grammatici, da loro me lo sono sempre aspettato, hanno in gestazione qualcosa contro i miei libri sulla grammatica, ma fanno continui aborti ormai da 10 anni, quando persino gli elefanti impiegano minor tempo a maturire. Poi segue nell'Editio Princeps, e già nell'intera tradizione manoscritta, qualcosa di impossibile, ceu veronis etiam. Poi prosegue che contro Teofrasto, uomo nell'eloquenza di così grande levatura da meritarsi perciò l'epiteto di divino, scrisse persino una donna. Non esiste né voce né nome ceu veronis. E Bussi vi sostituisce un nome ben testimoniato, Gaii Tuberonis. Ascoltiamo ora Perotti nella lettera a Guarnieri. Comincia con un lemma diverso, Cernimus etiam, riassume il senso del passo e pone a Bussi una domanda doppia. Che cosa vuol dire Gaii Tuberonis etiam? E come si costruisce il genitivo? Bella domanda di un grammaticus, e avrebbe sicuramente atterrato Bussi. C'è un altro problema nell'infinito scripsisse, che nel testo tramandato e ancora in quello di Bussi bisogna collegare con audio molto prima. Ma ciò che Plinio ci racconta su Teofrasto non si accorda con una notizia che gli sarebbe pervenuta intorno a vari avversari contemporanei. Molto migliore dal punto di vista sintattico, la lezione di Perotti, Cernimus etiam. Cernimus scripsisse etiam
femmina. Ma a questa è stato obiettato che cerniamus, percepiamo, è tutt'altro che normale in un contesto del genere. L'obiezione si trova nel passo di Marino Becichemo, citato sul Foglio, che fa parte dei suoi collettanea degli anni intorno al 1503. Quis unquam usus est hac locuzione, nusquam lectum est in nuius modi proposito, cernimus. Osservo per inciso che il que aggiunto a cernimus non appartiene a un'eventuale variante cernimusque etiam, bensì a Becichemo stesso, che con esso collega legendum putat a quidam corrigit. Basta spostare la seconda delle virgolette moderne e metterla subito dopo cernimus, non dopo que, bensì dopo cernimus. Giorgi dà per scontato che la lezione cernimus etia di Perotti sia una congettura sua. Credo di aver visto tutti i codici superstiti del Proenio, che sono 80, e gli unici che erano cernimus sono dell'ultimo quarto del 400 e senza ombra di dubbio lo debbono appunto all'edizione romana di Perotti, quella del 73. Una lezione né attestata né accettabile non può che essere una congettura, e sono d'accordo con Jean-Louis che sarà una congettura dello stesso Perotti, migliore certo di quella di Bussi, ma sempre una congettura sbagliata. La lezione divenuta canonica risale alle Castigationes pubblicate da Ermolao Barbaro nel 92. Cerveronesciam, come se non sapessi che contro Teofrasto scrisse una donna. Quando la dichiara questa lezione più vicina di cernimus etiam alla lezione tramandata, ha ragione. E quando parla nella sua nota di una consuetudine pliniana, è chiaro che ha in mente altri casi di ceu vero nella storia naturale. È infatti una variante squisitamente pliniana del comunissimo quasi vero. Traduco sul Foglio, traduco soltanto il passo del libro 33 perché riguarda un fenomeno troppo noto qui in Italia e manifestatosi, ahimè, qualche settimana fa, non lontano dalle Marche. Tentiamo di raggiungere tutte le fibre intime della terra e viviamo sopra le cavità che vi abbiamo prodotto, meravigliandoci che talvolta essa si spalanchi o si metta a tremare, come se non potesse esprimersi così l'indignazione della nostra sacra genitrice. Passo all'ultimo libro, che tratta delle gemme, e vi do sul Foglio numero 2 il testo moderno di una frase verso la fine del libro che riguarda i fiumi più ricchi di gemme. Sarebbero due, Acesinus e Ganges, uno subito riconoscibile, l'altro meno noto e perciò esposto a corruzione da parte dei copisti. La variante più vicina al testo oggi accettato si trova nel codice B, un Bambergensis del IX secolo. Quella assurda che si trova nel codice A del XII secolo è un codice affine di Praga, probabilmente scritto a Basilea nel 1433, arrivò poco dopo il 1433 in Italia
E qualcosa di simile si vede, ad esempio, nel supplemento finale del codice posseduto da Bussi, supplemento scritto da lui stesso, e poi nella sua edizione, Roma 1470, dove diventa Axis Mater. Cosa fa Perotti? Ad Axis sostituisce Axius, nome certo di un fiume della Macedonia, e a Mater sostituisce Meander, nome di un fiume famoso della Lidia, cioè della Turchia moderna. Ma sono congetture che hanno l'unico merito di restituirci qualche fiume. Nei codici italiani del passo, tutti posteriori al 1433, non c'è appiglio alcuno per il meandro. E anche Axius parte dalla variante più corrotta tra quelle tramandate, la variante Axis di Bussi. Così dunque si comporta il presidente, autonominatosi tale, di una commissione quattrocentesca mai messa in piedi, quella pontificia per il controllo dei testi. Certo, per arrivare a un giudizio globale sugli interventi di Perotti, bisognerebbe fare un confronto completo tra le due edizioni romane. Lavoro che non intendo affrontare io, perché come testimone l'edizione di Bussi non ha alcun valore. Preferisco quindi aspettare che riemerga l'esemplare visto da Calderini. Frattanto però c'è una domanda che si può porre senza dover colazionare l'intero testo. Gli interventi di Perotti sono sempre congetture o adoperato qualche manoscritto? Nel libro 18 ho incontrato un passo che potrebbe contribuire a una risposta. Handout numero 3, verso della scrittura. Molte malattie di piante sono legate alle condizioni climatiche di certi periodi dell'anno. Soprattutto d'estate, quando fa caldo, la vite è esposta a una malattia che si chiama robigo, ma porta anche altri nomi. Aliis robiginem, aliis ureginem, aliis carbunculum aperantibus, omnibus vero sterilitatem. Alcuni la chiamano ruggine, altri golpe, altri carbonchio, ma tutti sterilità. Così nel capitolo 279 e nei capitoli precedenti e successivi Plinio parla spesso di carbunculus, carbunculare, carbunculatio. Come vedete sul foglio è un passo utilizzato da Perotti due volte nel suo cornucopie. Nel capitolo 279 però la lezione maggioritaria non è carbunculum, bensì caniculum. Le uniche fonti a me note per la variante carbunculum sono l'edizione romana di Perotti e il correttore più o meno coevo al copista del codice più antico tra quelli che ci conservano gran parte dell'opera, un codice oggi diviso tra la Vaticana e la biblioteca dell'Università di Leiden, Vaticano Latino 3861, D nelle edizioni, e Fossiano Latino F61, V nelle edizioni. Attribuito da Bernard Bischoff, forse a Corbi, e in ogni modo agli anni intorno a 800. Sulla storia della parte leidense non si sa niente prima del 600, ma la parte vaticana, quella chiamata D, fu collazionata verso il 1527 da un professore di greco dell'Accademia Romana,
di nome Agosto Baldo, parovano di origine, e poco dopo, entro il 1538, appartenne ad Angelo Colotti. La collezione si trova in un incunabolo, anch'esso dalla Vaticana, sotto l'etichetta di Galbata, o varie abbreviazioni di questo nome, se di nome si tratta. Sarei grato per qualsiasi suggerimento intorno a questo termine, Galbata. Oltre l'apporto del correttore carolingio, le note marginali di D sono pochissime, ma ce n'è una nel libro 15, scritta, credo, da una mano italiana della seconda metà del 200. Non mi pare escluso, quindi, che Perotti conoscesse D o direttamente o tramite qualche amico. Avrebbe potuto invece congetturare Carbunculum. Se ci fosse palesemente bisogno di rifiutare la lezione in Caniculum, sì, direi, avrebbe potuto riprendere dai dintorni Carbunculum. Ma fuori dal capitolo 279, Plinio non dice mai che Rubigo e Carbunculus siano la stessa cosa. Né c'era, secondo me, alcun altro motivo per non accettare la lezione Caniculum. È vero che il maschile non è attestato prima di un lessico tardo antico, mentre la forma femminile è comunissima come nome della stella Sirius. Ma la differenza di senso è il fatto che secondo Plinio il nome Caniculus veniva utilizzato soltanto da alibi, avrebbero facilmente potuto proteggerlo contro interventi congetturali. Ho detto che nel maschile la voce non è attestata prima di un lessico tardo antico. Ed è vero per quanto riguarda i testi stessi raccolti nel database dell'informatica. Verso la fine però della voce canicula, il Thesaurus Linguae Latinae cita un passo delle Enarrationes in Psalmos di Agostino, 77-27, dove al posto di caniculam, alcuni codici avrebbero caniculum. Nessuna menzione invece della lezione pliniana caniculum nel Thesaurus, neanche sotto la voce carbunculus. Tornerete sul foglio, il passo di Agostino è l'ultimo, sotto la riproduzione di un brano di D. E vedrete che il contesto rassomiglia a quello pliniano. L'edizione del Corpus Christianorum è una mera ristampa di quella dei Maurini, Parigi 1681. Il che non stupisce, dato che esistono centinaia di manoscritti. Ed è ai Maurini che risale la nota intorno alla variante. Un passaggio dal maschile al femminile mi pareva molto più probabile del contrario, ma occorrevano ragguagli sui manoscritti. 10 giorni fa ho saputo da David Gantz che a Vienna si sta facendo una nuova edizione per il CSEL, Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum, e devo alla squadra viennese l'informazione che il maschile caniculum si trova in un parigino della prima metà del IX secolo attribuito a Corbi, nonché in un gruppo di 3 codici del X secolo. Il parigino, unico portatore di una divisione forse antica delle Enarrationes in Tecari, è da tempo riconosciuto come testimone di rilievo. Agostino
Ha letto Plinio per caso in un codice che 18279 aveva Caniculum, o accorpì Caniculum è passato da Plinio ad Agostino, o l'inverso, o i passi di Plinio e Agostino non hanno niente a che fare l'uno con l'altro, e nel testo di Plinio bisogna leggere Caniculum o Carbunculum. Per ora non ho la minima idea, ma sono grato a Perotti per aver suscitato il mio interesse sostituendo al Caniculum di Bussi il suo Carbunculum, un gioiello si potrebbe dire della filologia umanistica. Grazie per l'attenzione. E di diventare interessante sul piano intellettuale, sia comprensibile facilmente anche per gli stranieri. Il nostro secondo collaboratore è Mario Arpada, che è adesso direttrice dell'Accademia di Danimarca a Roma. E il suo discorso è intitolato La fortuna materiale del Concordia del Perotti. Abbiamo fatto la parola a lontano 1982, Wolfgang Milder cominciò il lavoro di catalogizzazione delle numerose stampe dell'opera, lavoro continuato in anni più recenti da Jean-Louis Chatelet, che ha identificato in tutto 38 edizioni dagli anni 1489 a 1536. Chatelet e Fabio Stock hanno esaminato la fortuna del Cornucopia nella lessicografia umanistica latina e Johann Rammica la ricezione non sempre amichevole del Cornucopia da parte di umanisti come Ermolao Barbaro, Filippo Beroaldo, Marcus Malurus e Jacopo Vinfoli, mentre Fabio Stock si è occupato del rifiuto del Cornucopia sul lavoro di Ulamo Manno. C'è un eco strano? No. Io stesso ho avuto l'occasione di discutere proprio in questa sede il trasferimento materiale del Cornucopia da manoscritto a libro stampato, ipotizzando che la lettera di dedica a Federico da Montefeltro, il testo con cui apre il manoscritto originariamente destinato ad essere la copia di dedica Urbinas Latino 301, in effetti descrive l'edizione a stampa per la quale il Perotti sperava di ottenere il patutrigno di Federico. Nella lettera, il finto copista, rieditore del testo, Piero, il nipote del Perotti, ci propone una descrizione del codice da lui allestito
descrizione che corrisponde in gran parte alla configurazione che aveva il Urbinate prima che però tu decidesse di inserirvi ulteriore aggiunge. Piero è perfettamente consapevole che la dimensione dell'opera, cresciuta in un volume troppo grande, siano diventate spropositate. Quindi, per facilitarne l'uso, ha collocato in testa a ciascun epigramma un riassunto, mentre i lemmi grammaticali, le parole che vengono glossate, sono in capitali rossi. Secondo Pierre, il lettore interessato sulla marziale avrebbe potuto fermarsi qui. Il contenuto del resto dell'opera, in verità la maggior parte, sarebbe stato reso accessibile al lettore da un indice alfabetico collocato in coda all'opera. Dell'indice però non ci traccia oggi nel codice. Esso potrebbe essere andato perduto prima dell'attuale rilegatura, oppure, come pensa Fabio Stock, non venne mai allestito in seguito alla decisione presa da Perotti nel 1478 di integrare ed ampliare ulteriormente la propria opera. Troviamo invece per mano del Perotti nei margini inferiori i lemmi indicanti gli autori antichi da lui citati e nei margini esterni i lemmi che rimandano alle parole da lui illustrate nel commento. Per chi esamina l'Urbinate risulta subito chiaro che la presentazione visuale, almeno della sua stesura originaria, quella del testo primitivo, è il risultato di una minuziosa progettazione. La mise en page del manoscritto sembra suggerire una letteratura dell'opera su due o più livelli. I lemmi di Marziale sporgono qualche differenziato del commento tramite l'uso della maiuscola. Siamo però anche ricordati che l'opera del Perotti è sia commento sia enciclopedia e nell'Urbinate, come l'abbiamo oggi, le due parti sono rimaste visualmente distinte. Però la descrizione del contenuto del quemio non corrisponde a quello che troviamo oggi nell'Urbinate. La maggior discrepanza è l'assenza dell'indice. Oggi, in un certo senso, svolgono la funzione dell'indice proprio quei lemmi con cui Perotti ha riempito i margini dell'Urbinate in più fasi di lavoro, che permettono al lettore l'accesso laterale al testo. Non sappiamo esattamente quando egli abbia cominciato tale lavoro, forse una volta abbandonato l'idea dell'indice. D'altra parte, i margini dell'Urbinate sono molto larghi e il sistema di rigatura dà l'impressione che qualche tipo di glossatura fosse già progettato dall'inizio. Nel stato attuale dei manoscritti, i lemmi marginali servono come lexistoire, come guida del lettore, ma vorrei proporre l'idea che essi possono essere serviti, almeno nell'edizione dell'estensore, anche per compilare l'indice alfabetico, un procedimento che conosciamo documentato altrove. Ma l'indice di cosa? Nel proemio e anche in altri passi, Perotti asserisce in maniera inequivocabile che il motivo della dedica è la richiesta a Federico di patrocinare la stampa dell'opera. Secondo me, i lemmi marginali del Perotti non sarebbero serviti a compilare l'indice al manoscritti, ma l'edizione a stampa che ne sarebbe stata fatta. Con ciò che segue, vorrei discutere la presentazione materiale del cornucopie nell'edizione a stampa dell'editio Princeps fino all'edizione del 1506. In un certo senso, tornerò all'argomento trattato da Jean-Louis Chalet nell'articolo che risale al 1988, Osservation sur certaines éditions du cornucopie di Niccolò Perotti,
concentrandomi però sui cambiamenti visivo, sui cambiamenti dell'aspetto visivo delle edizioni. Non posso fermarmi su tutte le edizioni, ma ho scelto esempi che dimostrano lo sviluppo generale. Spero di poter mostrare che la presentazione materiale non solo possa influire, possa guidare la lettura del testo, ma vorrei anche mettere in rilievo come l'interpretazione del carattere di un testo necessariamente influisca la presentazione materiale. Se supponiamo che la mise en page del testo nell'Urbinato, in parte anche nelle Video Princeps, rifletta la volontà dell'autore, vedremo come nell'edizione posteriore la presentazione visuale del testo cambi in maniera notevole e come gli elementi paratestuali, come indici, titoli correnti, frontespizi, tutti repontino dell'uso sempre nuovo del lavoro che fecero nuove comunità di lettori. Nelle prime edizioni a stampa vediamo, credo, la pianificazione del Perotti ancora rispettata. Nell'edizione Printers del 1489, curata dall'umanista di Urbino Ludovico Dazio, le assomiglianze al mise en page dell'Urbinate sono fortissime. Ne riproduce le rubriche al lemma della marziale in capitali, ma c'è spazio libero per il B iniziale di essere riempito a mano. L'edizione Dodazio ha l'indice alfabetico descritto da Pirro nella lettera a Federico, ma non alla fine del volume. Si trova invece alle foglie A2 B8, occupando così una posizione preeminente e sottolineando l'aspetto lessicografico del lavoro perottiano per chi riguarda la parte che non incomincio a marziale. Il frontespizio, ancora privo di ornamentazione, sostiene l'impressione, tranne i titoli dell'opera, l'unico testo è un tetrastico di Johannes Francisco Fulmensis che lode il cornucopio, come una volta le opere di Varone e Virgilio arricchirono la lingua latina e i padre Romulei, così dal omnitenente corno la copia del Perotti aveva ristorato le ricchezze perdute, adesso che loro due, cioè Varone e Virgilio, non c'erano più. Però nella prefazione a Guido, il figlio di Federico, che pagò l'edizione, o d'altro lode il cornucopia sia come lingua latina e commentari, sia come commento marziale. Le sei prossime edizioni derivano dalla Princeps e ne riproducono più o meno l'impaginazione, ma contengono un numero sempre più grande di poemetti che lodano il commento. Però, come si vede, la distinzione visiva tra commenti e la parte lessicografica è diventata meno chiara perché il lemma nei margini che riferiscono alla parte lessicografica si trovano già accanto al commento. E come vedete, dalle edizioni del 1494 abbiamo delle bellissime iniziali incise. Ironicamente, il primo a cambiare la mise en page in maniera sostanziale fu Pulidore Virgilio, che in effetti aveva consultato l'Urbinato alla sua edizione del 1496. Lo sappiamo perché stampa il testo di due carte tralasciate in edizioni anteriori, come lui stesso ci racconta nella prefazione, dove fa anche menzione della sua visita alla biblioteca ducale a Urbino. Sul frontespizio annuncia chiaramente che il lettore avrebbe trovato il testo non solo più corretto, ma anche contrassegnato in una maniera nuova che ne avrebbe facilitato la consultazione ancora più degli indici finora compilati. E adesso racconta orgogliosamente Pulidori, l'indice stesso era talmente bene ordinato, sistema, che rendeva possibile il recupero di informazione specifica senza un impegno con l'argomento del testo. Il testo di Anguillungo
629 pagine, stampato in una colonna, i lemi non sono messi in rialzato e non ci sono note marginali. Non ci sono neanche titoli coerenti che riferiscono agli programmi marziali, solo i numeri delle pagine e delle righe, come promesso sul frontespizio e nell'introduzione all'inizio dell'indice che occupa 250 colonne. I lemmi da marziale sono ancora in maiuscoli, ma inoltre non ci sono indicazioni visive delle differenze tra il commento e la parte discografica del lavoro. Con l'omissione dei titoli coerenti, che prima riferivano agli epigrammi di marziali, i lettori potevano sfogliare pagine dopo pagine senza essere ricordati che si trattasse anche di un commento al poeta romano. La presentazione materiale del testo mira definitivamente al recupero del contenuto lessicografico. L'ultima edizione che esaminerò è quella di Benedetto Brugnolo, stampata da Tarquinia nel 1506. Riprende la mise en page dell'edizione stampata da Cincela a Milano nel 1502, di cui però ho potuto esaminare solo una copia incompleta. Queste due edizioni segnalano un nuovo sviluppo. Il decorato frontespizio si vanta, come al solito, che il testo sia stato corretto, ma anche sia mirifiche, concinato, ordinato in maniera meravigliosa e che l'indice sia più comprensivo, più utile e più facile da consultare di quelli precedenti. In effetti, contenga più di 1000 parole omesse negli indici anteriori, tutti segnalati da un punto di fronte alla parola. L'indice è veramente curioso, occupa 480 colonne. L'unico testo precatorio è la lettera di Tarquino, sia quello di Perotti sia quella di Odazio, è stata omessa come anche la vita di Marziale. I lemmi di Marziale in maiuscoli ci sono ancora, ma tranne questi non c'è nessuna indicazione che il cornucopia sia un commento agli epigrammi. I titoli coerenti con i riferimenti agli epigrammi sono spariti da tempo e il nome di Marziale non viene menzionato in nessun paratesto, neanche nella lettera a Tarquino. Il testo del cornucopia è stampato in due colonne numerate con grandi cifre arabe. L'indice riferisce al numero della colonna e alle lettere in maiuscola messe al sinistro di ogni colonna. Le lettere indicano la posizione di un lemma nel testo, sono alfabetiche e se ci sono più di 23 lemmi, cioè il numero delle lettere dell'alfabeto latino, Tarquino usò altri segni come let e le abbreviazioni per con e rum, seguite da lettere in minuscolo. I lemmi da marziale ci sono ancora, ma sembrano meno evidenziati, visivamente rimangono più in fondo perché il reticolo costruito dai numeri delle colonne e le lettere di riferimento sporge come guida visiva, come l'esistono. In questa edizione non solo Marziale, ma anche in qualche misura Perotti sta per sparire. Il nome del Perotti non appare sul frontespizio, ma viene notato, anche brevemente, nella lettera di Tarquino. L'indice è messo in rilievo. Tarquino sottolinea come sia comprensivo e facile da usare. Concede sui 28.800 lemmi, numero non molto inferiore a quelli di tanti dizionari. Si doveva senz'altro cercare l'esplicazione più avanti nel libro, ma grazie al sistema di recupero questo era facile. Alla fine di questa breve comunicazione bisogna chiedersi se la presentazione materiale del testo del cornucopia nell'edizione che abbiamo esaminato è testimonianza di una cambiata concetto dell'opera. Credo, come chiaro, proprio di sì. Anche se lo sviluppo non è completamente lineare,
elementi come la posizione dell'indice, la maniera in cui veniva avvertito sul frontespizio e nelle prefazioni indicano come il facile recupero di informazione diventasse sempre più importante. I lettori potevano trovare le informazioni che stavano cercando senza impegnarsi col testo delle fotocopie. I cambiamenti della presentazione visiva del testo danno la stessa impressione. I titoli correnti che riferivano a Marziale venivano pian piano sostituiti dalle numerazioni di pagine o colonne a cui riferivano gli indici. Il testo, sempre più spesso stampato in due colonne, aveva le righe contrassegnate da numeri o lettere di nuovo a causa dell'indice. Ironicamente, in alcune edizioni, l'indice e non il testo ha titoli correnti del tipo A ante B per rendere più facile l'identificazione immediata dalla parte giusta dell'indice. La tabella qui dimostra come ai testi originali copiati nelle ordinate, la lettera di dedica a Federico, la vita di Marziale, il cornucopio stesso, si aggiungessero altri testi, come prefazione degli editori, soprattutto quella di Odasio a guida, e l'indice. C'erano addirittura edizioni in cui venivano tralasciati alcuni dei testi originali e i titoli correnti e i marginali di Perotti sparivano questo. Tutto questo dimostra che il cornucopia fu visto sempre di meno come commento a Marziale e sempre di più come manuale lessicografico. E se a un editore l'informazione lessicografica sembrerebbe insufficiente, non esitò a correggerlo. Il prossimo passo sarebbe la ristrutturazione del cornucopio come dizionario. Avvenne quasi, o piuttosto, il cornucopio costituì, come ben noto, una fonte importantissima per il lessico latino di Calepino e veniva utilizzato da lessicografi latini fino al 700. Grazie per l'attenzione. Grazie ai padri, Maria, per questo bello discorso e a tutti gli altri l'importanza di tornare sia all'antichi sia alle tradizioni antiche per risolvere le difficoltà. Il terzo parlatore è Johann Wagner, e la prima ora è morto al Palazzo del Quadrignano. Il suo progetto è un nuovo indagine sulla collaborazione di Perotti e Antonio Vito. Si sente. La mia relazione mira a chiarire il problema delle fonti di un passo dei cornucopie che si trova nel settimo volume della edizione critica dell'opera, uscita in 8 volumi dal 1988 al 2001. Spero non solo di aggiungere una fonte finora non considerata alla vasta collezione delle fonti del cornucopie, ma anche di dare un piccolo contributo al vecchio problema delle citazioni non identificabili del cornucopie. Durante le commemorazioni di ieri mi sono accorto che io fu probabilmente l'ultimo collaboratore della edizione critica del cornucopie
invitato a partecipare da Sesto Prete stesso, che nel Tarlo nel 1990, nel corso di un viaggio oltre Alpe, venne a Monaco a trovarmi e discutere il progetto editoriale con me. È un testimonio della visione e dell'estraordinario influsso che sia Sesto Prete sia Ferruccio Carpini hanno esercitato sulla ricerca di molti di noi, che le ricerche che presenterò oggi in qualche maniera sono una continuazione di indagini che loro hanno messo in campo. Nel primo libro dell'Epigrammata di Marziale leggiamo. Nel primo libro dell'Epigrammata di Marziale leggiamo i seguenti versi. Duos Senecas in dunque Lucano fa un valore tu colpa. Per due Seneca è l'unico Lucano, parla, Cordova, fa conta. Il primo dei due versi citati venne commentato dal Perotti in tale modo. Duos Senecas, Marcus Anneus Seneca Cordovensis Roman veni e chiamato Egregius, quambius opera eius apostolos non temere, quello cioè il Seneca padre. Hic statim equis factus, honoris meruit, abuit me liberos, quos in Hispania suscepera ex Elvia uxore, Lucium Anneum Senecam, il giovane Seneca, Nonium Anneum Bellone, et Anneum Melam. Seneca philosophus simul et declamator et poeta in signis evasit, sub Nerone mortus est solutis venis. Lucanum, Anneus Mela, Seneca frata, ante quam in urbe venisse, donatus ecclesiae ordine, ex Gaia Achilia, filia Achilli Lucani, oratoris, filium suscepit Marcum Anneus Lucanum, cioè il poeta. Hic Nerone principi gratus fuit, questorque ante etatem factus, gladiatorum munus editi. E poi, importantissimo, lista degli opera di Lucano, scripsit Saturnalia, Silvanum libros tece, Medea, Orfeum, Incendium Urbis, Incendium Troianum, cum priami calamitate, Pharsalia non finibit. E poi un giudizio finale tratto da Quintiliano. Varius ut Quintilianus inquit, copiosus, sublimis, concitatus, oratoribus, magis, quam poetis imitandus. Il passo è interessante sotto molti aspetti, anche perché è la prima fino adesso nota attestazione della corretta distinzione onomastica fra i due Seneca dopo l'antichità, il padre Marcus e il figlio Lucius, anche se Perotti sempre attribuisce le declamazioni al figlio, mentre sono ritenute per tutte le opere del padre. Come si vede dall'apparato delle fonti, e qui devo aggiungere che sono stato infatti io l'editore di questo passo, c'era poca certezza sulla provenienza del materiale utilizzato dal Perotti. Per il maggior parte del paragrafo non avevo identificato nessuna fonte. Per le linee 7 a 10 avevo notato qualche coincidenza con la anonima Vita Lucana. Cominciamo con la citazione attribuita a Quintiliano, che, pur anche se è collocabile nella istituzione, è ben lontana dal testo di Quintiliano, come indica l'asterisco nell'apparato. Soprattutto è l'inizio della citazione, che è completamente diverso nell'originale quintiliano. E ancora più lontano
la citazione del cornucopio e tal testo in circolazione ai tempi del Perotti stesso, perché questa volta il testo contiene una corruzione notevole, numerandus invece di imitandus. L'imitandus del Perotti è lezione migliore, senz'altro, rispetto a numerandus delle lezioni coeve, mentre si è persa nelle cornucopie la caratterizzazione dello stile di Lucano come ardens e sententiis clarissimus. Nelle cornucopie, collaborazione diretta e la frase ut quintilianus in qui, Perotti indica chiaramente che per lui si tratti di una citazione verbale. Non di meno, i tre aggettivi dell'inizio della citazione nel cornucopio, varius, copiosus, sublimis, del tutto sono estranei al testo quintilianese. Appunto, a causa di questa forma adulterata, la citazione quintilianea ci fornisce uno strumento diagnostico molto fitto per la identificazione di una eventuale fonte di esso. Perché? Primo, non può essere tratta dalla istituzione oratoria direttamente. Secondo, quindi Perotti lo ha formulato stesso o la citazione proviene da un testo intermedio e appunto è quello testo che cercherò di identificare qui. Lasciamo per un breve momento Quintiliano e torniamo all'altra fonte che ho menzionato nel apparato. Si vede dai brani interrogativi che già nel 99 avevo dei gravi dubbi che erano fondati sulla povertà delle coincidenze anche verbali tra i due testi. Non leggerò i testi che sono nel schermo, ma si vede da una prima impressione che le coincidenze verbali sono poche e anche le coincidenze di contenuto, oltre che siano menzionate le stesse persone, sono esigue. Non di meno, la menzione della vita locale non è del tutto inutile, perché ci dirige in una nuova direzione nella nostra ricerca. Esiste anche una vita locale compilata nell'ambito dell'Accademia Romana, addirittura scritta dal princeps dell'Accademia, l'umanista Pomponio Leto, che proprio nella fine degli anni 60, cioè nel periodo quando Leto e Perotti collaboravano su alcuni progetti intorno ai poeti dell'età flaviana. Come sappiamo, il Perotti era legatissimo a Leto, testimone della loro amicizia e stima reciproca, e il fatto che il Perotti, nella prefazione del cornucopio, introduca il Leto come princeps accademie romane e come quello che avesse insistito che Perotti pubblicasse le sue note su Marziani. La vita locale del Leto è trasmessa in uno dei codici scritti dal Leto per il giovane Fabio Mazzatosta. Oggi è un codice della Vaticana che, per come chiamiamo, il Lucano Mazzatosta. I Mazzatosta erano una nobile famiglia romana originaria da Viterbo e Leto era impiegato da precettore del giovane Fabio dopo che era uscito dal prigione papale, cioè Leto, non Fabio Mazzatosta. Dal testo, come contenuto nel Lucano Mazzatosta, sono solo stati pubblicati vari passi. Per l'insieme dobbiamo sempre ricorrere al Vaticano Latino 3285, che adesso, dopo la riapertura della Biblioteca Vaticana, è di nuovo accessibile. Tornando alla citazione quintilianea, vediamo subito che siamo sul sentiero giusto. Leto pone come riassunto nella fine della sua vita locale una frase corrispondente: varius copiosus sublimis recitatus oratoribus magis quam poetis imitandus. Si vede da un paragone tra i due testi che senza dubbio è questo il testo.
testo che ha fornito il materiale laterale per tutto il paragrafo. I passi simili sono sottolineati. Nel perotti l'indicazione della Ilia Comita, questa misteriosa opera sulla quale si è esercitata l'immaginazione dei filologi di età moderna. Assente nel cronocopio è anche la menzione della orazione contro Ottavio Sagitta, che purtroppo Luca Mazzo Costa è aggiunto in margine. Fin qui non si sa se quello significa qualcosa per la tradizione o no. E anche che la correzione delle prime tre righe della frasalia fosse il risultato di una collaborazione fra marito e moglie è assente nella lista delle opere di Perotti. Dall'altra parte Perotti afferma che le farsalie siano incompiute, informazione che manca nel manoscritto Mazza Tosta. Una conclusione preliminare, quindi, la vita lucana del Pomponio, come è tramandata dal Vaticano Latino, e le notizie del Perotti su Lucano hanno molti punti in comune. Qua e là ci sono anche notizie nel cronocopio che non possono provenire dalla vita del Lucano Mazzo Tosta. Questo era il stato delle mie ricerche quando ho proposto questo tema per Sassoferrato quest'anno, sperando che forse avrei trovato un nuovo testimone per la collaborazione, anche altrimenti attestata, fra Leto e Perotti nella fine degli anni 60. Invece, le mie ricerche susseguenti mi hanno portato in un'altra direzione. Come si sa, la vita lucanese di Pomponio Leto veniva stampata nella edizione Princeps di Lucano da Sweiner & Pannartz, curata da Giovanni Andrea Bussi nel 1469. La redazione il manoscritto lucaneo, scritto dopo la scarcerazione del Leto, accaduta nel marzo o aprile del 69, e la edizione Princeps, che reca come data il solo anno, quindi sono 9 mesi che per la datazione cronologica sono possibili. Questa relazione è del tutto da chiarire. Ovviamente non è impossibile che il testo della stampa sia stato esemplato sul Lucano Mazza Tosta o ovviamente su una copia di esso, ma è altrettanto possibile che esisteva un manoscritto precedente dal quale furono copiate sia la vita del Lucano Mazza Tosta sia quella della stampa di Sweiner & Pannartz. Il testo della vita, come leggiamolo nella stampa di Sweiner & Pannartz, è modificato in alcuni dettagli. Non si può escludere che sia stato Leto stesso a rivedere il testo nel 69 per la stampa, ma per alcune indicazioni che non posso discutere qui per mancanza di tempo, è più probabile che sia stato Giovanni Andrea Bussi, l'editore del Lucano, ad intervenire anche nel testo della vita lucanea di Leto. Con le modificazioni apportate dal Bussi, la lista di scritti di Lucano nel cronocopio coincide perfettamente con quella della vita pomponiana. La menzione della Ilia Comita viene eliminata nella stampa, invece viene aggiunta la informazione che l'epos non fu finito dal poeta. Coincidono anche piccoli dettagli come la essenza dell'et dopo urbis e cum priami calamitate invece di adiecta priami calamitate. E se torniamo ultimamente alla citazione quintilianea, vediamo anche come è nato il testo eroneo dei cronocopi. Nella stampa nella vita di Lucano si trovano solo 2 segni di punteggiatura,
il punto singolo e i due punti. Il punto singolo viene usato sia per la pausa più debole, per separare degli altri punti aggettivi e simili, e appunto marca il punto singolo in una serie di aggettivi dopo sublimis. Talvolta il punto conchiude anche una frase più lunga, come dopo imitandus. I due punti invece talvolta indicano anche la pausa più debole, come il punto singolo, talvolta anche delle cesure più forti, anche la cesura finale di una frase. Ovviamente l'interpretazione della punteggiatura dipende dalla nostra comprensione del testo e viceversa la comprensione del testo. Inizio sintetico delle qualità poetologiche di Lucano. Varius e copiosus sono qualità del perfetto oratore, secondo Cicerone, e quindi molto adatte, considerando il giudizio di Quintiliano che segue. E sublimis occorre varie volte, ma dell'altro è una qualità dell'opera di Omero, di Quintiliano, e quindi forse da questo può essere anche adatta al epos di Lucano. E poi avrebbe aggiunto il suo proprio giudizio con la frase presa da Quintiliano. La seconda possibilità è di costruire tutta la frase come citazione quintiliana, e ovviamente quella è la scelta di Perotti, e poi Perotti per comodità stilistica abbia spostato il ut quintilianus aet dell'inizio della frase. Abbiamo quindi assolto il Perotti di aver inventato una citazione di Quintiliano. Invece si è mostrato che si tratti di un semplice fraintendimento. Ma, come accade spesso in questo campo di ricerche, i nostri problemi non sono diventati meno. Più di 150 anni fa, nella lontana 1858, il Weber curò l'edizione della Vita Lucana di Pomponio Leto nella forma stampata, nell'edizione Princeps, con un piccolo commentario. E 50 anni dopo, nel 1904, Cussani analizzò le divergenze fra la forma manoscritta, quella del Lucano Mazzatosta, e quella stampata della edizione Princeps. Dopo di questo, il testo della Vita Lucana di Pomponio Leto ha attirato poca attenzione, anche se la Vita, ovviamente, come opera letteraria, ha avuto un ruolo nelle discussioni di Pomponio Leto. Con le ricerche degli ultimi decenni sappiamo molto di più, sia su Pomponio Leto, sia sul dedicario della Vita, il giovane Fabio Mazzatosta, sia ovviamente su Niccolò Perotti. Adesso ci bisogna un lavoro che approfondi da una parte il commentario dato allora dal Weber, e un lavoro che ci permetti di capire come Leto arriva a questa sua caratterizzazione di Lucano. Dall'altra parte, una ricerca che ci dà una vera e propria edizione critica delle varie forme del testo, un testo che con aggiornamenti è stato stampato per tutto il 600 e 700, e quindi ha avuto un notevole influsso sulla discussione delle qualità poetiche delle Farsalia, sempre stampato senza nome di Pomponio Leto, quindi solo sotto l'anonimato. Tale lavoro ci permetterà anche di arrivare ad un apprezzamento letterario e poetologico dell'uso che Niccolò Perotti fece di quello che lui pensava fosse una citazione di Quintiliano. Grazie.
Molto, molto bello e chiaro che ha mostrato che uno passo può offrire molte possibilità per ciò che è interessante. A questo punto siamo arrivati alla discussione, abbiamo forse 15 minuti. Forse tutti i parlatori possono ritornare alla tavola e chi vuole intervenire anche forse può venire alla tavola per ricevere il microfono. Chi vuole intervenire? Ciao qui. Voglio ringraziare il professor Rubino per la sua bellissima comunicazione e quindi sono totalmente convinto e molto interessato dal legame che lei ha fatto tra terapie e manoscritti lì e questo nuovo è molto interessante, forse si potrà trovare alcuni passi per confermare la sua conclusione, ma a me pare molto molto interessante. Volevo fare una piccola domanda e fare una piccola osservazione. La domanda è generale sull'esemplare dei 275 donazioni. Che ne pensa dell'ipotesi di Giovanni Mercati che questo esemplare dell'edizione di Bussi sarebbe in realtà l'esemplare usato da Svainari e Panazzi, perché lei sa che è l'ultimo lavoro fatto dai due stampatori insieme, che poi c'è il dischiglio tra Svainari e Panazzi e che Svainari nella controversia fra Camerini e Perotti, Svainari è dalla parte di Camerini e Panazzi dalla parte del Perotti. Dunque Mercati ha fatto l'ipotesi che forse è Svainari stesso che avrebbe dato a Camerini l'esemplare usato come stampatore per l'edizione, ma questa io chiamo, qual è il suo avviso su questa ipotesi. La piccola osservazione è che il lavoro di paragone tra l'edizione di Bussi e l'edizione di Perotti è stato fatto bene o male, forse in conversazione privata darò a lei il mio pensiero, ma è fu stato fatto in parte nella tesi di una collega francese che ora è all'Institut de Recherche et d'Histoire du Texte, che si chiama Boutroux. Menziono il suo lavoro nella mia edizione e ho avuto l'occasione di leggere questa tesi dattilografica. Ha fatto in parte un confronto per arrivare alla stessa conclusione di lei, eccetera. Grazie ancora per il bello suggerimento dell'esame con i manoscritti. Per quanto riguarda il suggerimento di Mercati, sono convinto che abbia ragione pensando alla tipografia, perché Calderini parla di librari. Avrebbe visto presso librari quell'esemplare dell'edizione di Bussi corretto da Perotti in tanti passi. Se si tratti di Svainheim o di Panazzi non saprei dire, perché non è una questione che ho seguito, dunque non posso dire, ma sì, sicuramente in tipografia ha visto quell'esemplare. Sarà stato appunto l'esemplare di base per la produzione della seconda romana di Perotti. Ho conosciuto la Boutroux pochi anni fa e ha già pubblicato alcuni lavori su Plinio, ma purtroppo non quella parte che riguarda il rapporto tra le due edizioni.
Ho visto in una, in una nota tua un accenno a quella parte. Io ho avuto l'occasione di leggerla in una commissione nazionale quando ha chiesto la sua qualificazione, dunque io ho avuto nelle mani il testo. Marco, ho un avviso su questo lavoro perché anche ha fatto teoricamente un paragone del testo della prefazione di Perotti e della prefazione di Bussi e il mio commento è molto riservato. No, costerebbe molta fatica fare un confronto per intero delle due edizioni. La parte del testo di Ma grazie per avermi ricordato per quel lavoro. C'è qualcun altro che vuole intervenire? Abbiamo un po' di tempo. Ah, diamo una breve domanda per Marianna. Vi ringrazio tutti. Ma volevo, non ho letto quando ha fatto vedere Aldo D'Annunzio il suo Contestezio. Non ho potuto leggere tutto in fretta, ma se ho capito bene, cioè, ho sentito che lui pubblicizza il fatto che lascia vuoto, lascia i margini vuoti all'uso del lettore. Vorrei sapere se questo è la prima volta. Mi sembra molto interessante il fatto che parla della scelta, parla al lettore in questa maniera, no? E si direbbe in inglese he empowers the reader, cioè crea il postilatore, torna indietro in un certo senso alla cultura scritta del manoscritto e dice anche questo libro sembra un monumento ma si può scrivere anche sopra. Vorrei sapere se ci sono altri esempi di questo tipo di invito al lettore. Questo è il primo esempio, la prima volta che succede con l'edizione del fotocopie. Non so se troviamo esempi simili a altre edizioni, sembra probabile, ma secondo me è un testimonianza forte dello Stato che ha acquisito l'opera, che esso diventa un tipo di commonplace book di cui con questa facilità l'edizione, l'opera del Perotti diventa un tipo di commonplace book, dalla cui si può estrarre l'informazione, diciamo, personalizzata. Se l'edizio Princeps di Vitruvio già a margini apposta per postulazione postille verbali e illustrate, questo è sempre dall'editore dell'istituzione di errori, non sappiamo esattamente chi, però il Vitruvio c'è già nel 1400. Splendido, grazie. Allora, io ho una piccola osservazione per Hans, una piccola osservazione forse dopo a Marianne. L'osservazione mi è piaciuto molto il mio intervento perché devo dire che il tipo di lavoro su Perotti è così complesso che ciascuno di noi ha bisogno di correggersi. Anch'io mi sono già corretto parecchie volte e sono sicuro che saranno ancora casi di correggersi. Dobbiamo avere una grande difficoltà per fare questo tipo di lavoro. Comunque sono stato molto molto interessato e devo dire che il caso sul quale tu hai discusso di Quintiliano e Palmare, che è frequente che Perotti nelle sue schede non fa veramente la differenza tra citazione precisa e commento, parafrasi eccetera, e dunque la delimitazione della citazione è una cosa spaventosa. E il tuo esempio è Palmare della difficoltà che abbiamo per identificare queste edizioni. E
Amiano sono stato molto molto interessato, anche dalla tua comunicazione. Volevo chiedere fare una piccola domanda e un'osservazione di fatto. La domanda sul famoso indice, sai di siamo abbiamo già discusso, mi sembra che l'ipotesi è un'ipotesi, che se ci fosse un indice sul manoscritto di Verotti, lo stampatore che penso l'aver mostrato, il primo stampatore che non ha usato il manoscritto culminante, ma la copia, avrebbe potuto prendere questo indice, perché è molto comodo per uno stampatore avere già un indice redatto come base del lavoro e dopo può aver fatto ciò che facevano gli stampatori. Dopo il lavoro ha usato questo indice e l'ha buttato fuori. Questo è un'ipotesi, e so che ci sono altre ipotesi. Volevo sapere se per te questa ipotesi è totalmente da escludere o se tu consideri che sia possibile. E la piccola osservazione, quando ho visto la prima lettrina del Taccuino del 1506, ho riconosciuto, forse Jean Robert anche ha riconosciuto la lettrina di Taccuino, perché io ho un Taccuino con il T minuscolo, un Taccuino filologico stampato da Taccuino con la T maggiuscola nel 1508, sono le stesse lettere, soltanto per dire che mi sembra che sia una caratteristica di Taccuino questo tipo di non saprei dire se fosse compilato l'indice all'uso del stampatore, ma se più o meno probabile che l'indice che c'era un indice per l'ordinale, ma non possiamo decidere perché non è decidere. Sarebbe interessante di fare una compilazione, diciamo di mille potrebbe essere interessante di fare un paragone tra i lemmi i lemmi scritti a mano del Verotti e l'indice dell'edizio Prinche, però è un piccolo lavoro. Sì. Vorrei fare chiaro che i morsisti anche possono fare domande. Questa discussione non è solo per i professori. Allora, Fabio. Vorrei fare una domanda per la traduzione di grafica. Molto interessante questo come copie male che si trovano senza cose nuove, invece non me l'ha sfuggito la parola, nonostante recentemente mi sia capitato appunto di leggere queste vite, questa vita, questa duplice vita di Lucano nella versione del codice e in quella della tradizione stampa, ecco, da parte di letto, in quanto è stato oggetto di una tesi di dottorato recentemente a Salerno. E la domanda, ecco, che facevo avanti è questa: ecco, se avrei capito, tu hai detto che è possibile che la versione a stampa sia stata modificata da Bussi, e comunque insomma, mi sembra che io tende ad attribuire a Bussi questa edizione. Ecco, la domanda è questa: ci sono indizi precisi su cui dare questo giudizio? Perché io personalmente, ecco, dai due testi sembrava più verosimile che sia stato lo stesso Leto a diciamo, integrare e modificare un po' il suo testo, e forse il fatto che Perotti utilizzi questa versione, considerando appunto i rapporti che Perotti aveva con Leto, potrebbe insomma forse essere un indizio di accreditamento a Leto di quelle modifiche. Però la domanda era questa: ci sono elementi contrastanti con questa che era fino a questo momento la mia idea? Allora,
Io mi ho basato su due indizi e non so che, se questi sono conclusivi. Il primo concerne questa maledetta Ia Conita. Per tutti che sono un po' sorpresi, Ia Conita è un fraintendimento di Fulgenzio, Ia con virgola Ita, ma quello non concerne il letto. Ma il letto era molto fiero di questa grandiosa opera che solo lui conosce e la cita ancora una volta nel 70, quindi dopo il Lucano, con quattro versi di questa Ia Conita che sono anche entrati nel canone delle opere di Lucano per qualche tempo. E quindi da questo mi ho detto che non avrebbe omesso questa Ia Conita nella versione della stampa se fosse stato lui il redattore. Ma l'altro argomento era che c'è un lungo passo nella stampa che non ho mostrato, che loda l'opera sia di Sweiner e Barnards che di Giovanni Andrea Bussi, questo meraviglioso filologo che ha ristabilito il testo di Lucano al mondo dotto. E questo mi sembrava anche più una autolode di se stessa che qualcosa che Leto abbia scritto. Ma ovviamente Leto era in grado di scrivere questo. Ma questo era non vorrei interrompere la discussione perché è in un certo senso la parte più importante del nostro lavoro, ma non vogliamo perdere la pausa. E quindi posso proporre che abbiamo due brevi domande, quindi da Michael e una da Mariana, e poi possiamo continuare la discussione a lungo. Sì, due osservazioni in forma alla questione dell'indice del forum copie. Il codice l'ordinate è un elefante, è un codice molto grande che consiste di più di 600 fogli. Consiste di almeno tre cose: il testo scritto dal copista, il greco aggiunto da Perotti stesso e parecchie aggiunte fatte da Perotti stesso. Ma il greco e le aggiunte non arrivano fino alla fine del codice. Arriva al termine prima dell'altro, non mi ricordo l'ordine, ma le cose nell'ultimo fascicolo mancano, se c'è soltanto il testo scritto dal copista. Mi pare difficile che Perotti arrivasse a compilare un indice se non arrivò a fare aggiunte negli ultimi fascicoli, aggiungere il greco negli ultimi fascicoli. Poi c'è l'altro fatto che il codice ha una numerazione dei fogli fatta in maniera elegante dal copista stesso. E se Perotti non avesse aggiunto niente alla copia scritta dall'amanuense, sarebbe stato possibile riprodurre l'immaginazione del codice per creare un sistema di riferimenti per l'indice. Ma purtroppo Perotti ha coperto alcune pagine di aggiunte. C'è qualche pagina dove non c'è più spazio per scrivere. Ci sono aggiunte fatte in senso verticale. Ciò rovina ogni possibile rinvio al sistema di foliazione del codice. Perotti si sarà accorto che con le aggiunte ha rovinato la possibilità di creare in modo semplice un sistema di riferimento. Dunque, per questi due motivi sono convinto che Fabio Stock aveva ragione. No, io sono d'accordo. Io credo che magari al punto quando ha scritto la relazione aveva l'idea di compilare l'indice, ma dal momento che, come dice Fabio, dal momento che ha cominciato il lavoro di fare aggiunte alla certificazione, non è cosa forte. E i miti marginali hanno svolto la funzione dell'indice. Okay.
e sperava da un indice all'edizione della stampa, cui anche tu. Quindi avevo una breve osservazione, mi è venuto in mente un parallelo non proprio alle vite redatte da Pomponio, ma sappiamo dal suo lavoro su altri autori classici, soprattutto del lavoro su Sallustio, che nella sua cerchia c'erano versioni diverse del commento, del suo commento su Sallustio, e che vari collaboratori, allievi, aveva accesso al suo materiale e quindi compariva in varie forme. Quindi, e anche il manoscritto Mazzatozza di Luciano, una bella copia, mi sembra da escludere che potrebbe essere esemplare usato dal stampatore, ma potremmo pensare a una situazione simile a quello che sappiamo che c'era per il commento a Sallustio, che esisteva variante del suo lavoro, in discussione dei collaboratori agli allievi. Per un certo momento sono d'accordo, solo che si deve ricordare che si tratta di un testo molto corto, che quindi è di facile copiatura anche di un manoscritto di lusso, e questo Luciano Mazzatozza era appunto anche una copia di lavoro, allora dove sono aggiunte di proprio senso, quindi la situazione è un po' analoga, ma forse non è tutto. Sì. A questo punto vorrei dare un applauso a tutti i presentatori. Ritorniamo alle 15 decisamente. Faccio capire, sì, e devo dire fin dall'inizio, non voglio mettervi in paura, questa è una relazione tandem, cioè dura non minuti, ma 40 minuti. E i ringraziamenti dovuti Natalia Agapio, la maga del PowerPoint, e la faremo alla fine. Dunque, codice parigino latino 6805, che contiene la storia naturale di Plinio il Vecchio. Abbiamo parlato in questa sede già l'anno scorso. Lo scopo della discussione era, come oggi, la data del suo allestimento. La datazione di questo manoscritto, cartaceo, 550 fogli, è basata fin oggi sull'analisi della sua scrittura e i pareri degli esperti di paleografia spazzano entro un arco di tempo assai largo, tra 4 e 500. Vi avevo annunciato di precisare le loro datazioni, ma ho mantenuto la promessa solo a metà. Vale a dire, ho potuto offrirvi un terminus ante quem, ma vi devo tuttora un più preciso terminus post.
per ricordare. Con l'attuale coach parigino vi avevo presentato il manoscritto che a suo tempo servì da modello per l'edizione principe della Storia Naturale curata a Venezia nell'anno 1469 da un tipografo immigrato dalla Germania, Giovanni da Spira. Si tratta del secondo libro in assoluto che fu stampato nella metropoli lagunare. Il governo della Serenissima gli aveva rilasciato l'indispensabile privilegio il 18 settembre di quell'anno. Allora la stampa dell'edizione era già giunta a termine. Il codice parigino fu dunque scritto in un momento anteriore a questa data e con ciò la gamma delle possibili datazioni si riduce più di un secolo, cioè grosso modo alla prima metà del 400. L'altro quesito invece l'anno scorso rimase, ripeto, senza risposta, quello appunto di un terminus post quo, che sarebbe stato poi più preciso delle datazioni fondate su considerazioni paleografiche. Ecco l'argomento al quale vogliamo richiamare oggi la vostra gentile attenzione. Il manoscritto pignano commissionato dallo stesso Giovanni da Spira, il codice parigino purtroppo non ci conserva che il testo pignano. Sull'origine del manoscritto non vi si trova alcuna notizia esplicita. È vero, con questo codice possediamo l'antigrafo dell'edizione principe. Ciò non toglie che entro la prima metà del secolo XV abbiamo a che fare pur sempre con una cifra teoricamente infinita di immaginabili datazioni. Il parigino poteva dunque avere allora alle spalle, se volete, pochi mesi, ma anche più di un mezzo secolo. Ma nella terra di nessuno, tra terminus post e terminus ante, c'è una terza opzione ed è, scusate il neologismo, il terminus ipse. Voglio dire... voglio dire il momento stesso, né più né meno, in cui l'attuale codice di Parigi sarebbe stato scritto. Ora, il problema del terminus ipse è quello dell'iniziativa. Mi spiego. Ci si domanda se sia stato, o meno, lo stesso Giovanni da Spira a commissionare il codice parigino a un copista o copisteria, allo scopo, si intende, di impiegarlo poi come modello per l'ardito progetto editoriale. Questo approccio ci fornirebbe una data assai precisa, il terminus ipse appunto, vale a dire l'anno 1469. Se non è, il caso di Giovanni da Spira non è senza precedenti. Quando, per fare solo un esempio, e ne abbiamo parlato oggi di altri esempi del genere, quando il tipografo tedesco a Venezia decise di stampare Plinio, un altro editore italiano, anche di lui si è parlato oggi, si era da tempo trovato alle prese con la Storia Naturale, parlo del vescovo di Alleria, l'umanista Giovanni Andrea dei Bussi, morto nel 1475. Ve lo ricordo perché egli, il Bussi, aveva fatto copiare l'opera pliniana
in vista della sua edizione non solo una, ma due volte. I due manoscritti del Bussi, sopravvissuti, si custodiscono oggi presso la Biblioteca Vaticana, nonché, sempre a Roma, presso la Biblioteca Angelica. Il dottor Presule ebbe forse a pentirsi della sua pur notevole scrupolosità, tant'è vero che il concorrente tedesco, meno scrupoloso, riuscì a soffiargli la gloria dell'Editio Princeps, anticipandolo di quasi un anno. Una copia dunque fatta in casa, cioè per dire in tipografia. Esaminiamo, se vi piace, il codice parigino un po' da più presso, con il focus su Giovanni da Spira. Vi presenterò alcune faccette di questo manoscritto che, come credo, contribuiscono alla sua datazione, e sono certe macchie che deturbano gran parte del codice parigino, poi numerose varianti sparse per i margini, poi il contributo di uno sconosciuto studioso che dicono qualcosa sulla cronologia interna del manoscritto. Poi la dedica del Tropeum Alpium presso Monaco sulla Côte d'Azur, dedicato all'imperatore Augusto, Plinio la cita nel terzo libro della Storia Naturale, e da ultimo una filigrana nota sotto il nome Griffone Rampante. Questi aspetti sono, come vedremo, di forza probativa ineguale, ma il ragionamento è sempre lo stesso, mutatis mutandis. L'argomentazione approfitta del ben noto principio della cosiddetta proprietà transitiva, che dice A uguale B, B uguale C, ergo A uguale C. In chiaro, due cose che sono uguali a una terza cosa sono uguali anche fra di loro. Applicato al problema della datazione qui discussa, il principio recita, porto solo un esempio, la data d'origine, cioè la data del codice parigino, P, è uguale a quella di una certa macchia, M, che si trova là dentro, in cifra P uguale M. La data della macchia M, che nota bene funge da terza cosa, questa macchia a sua volta è uguale a quella dell'edizione principe E, in cifra M uguale E. Ergo, la data del codice parigino è uguale alla data dell'edizione principe P uguale E, cioè 169. Ecco il ragionamento che vi aspetta, con le dovute sfumature, con questa relazione. Ora, nel manoscritto parigino si trovano in molte pagine certe macchie di un aspetto non usuale, ma mi dispiace, il capitolo sulle macchie purtroppo